Abbiamo il presidente dell'Unione Montana, che è anche primo cittadino di Borgo Pace, mi sembra, e il presidente della provincia di Pesaro Urbino, Tagliolini. Come vi sembra questo palio? È interessante, no? Sì, poi io sono sindaco di un comune qua vicino, il comune di Peglio, e venire qua da Giorgio Cancellieri è sempre un piacere. Una giornata positiva, piena di sole, di bei colori, di bella gente, quindi... Un buon parterre per questo palio della rana. Quindi valorizzare la provincia anche con queste manifestazioni. Ah, è una delle tante manifestazioni, una rievocazione storica importante per il nostro territorio. Quest'anno è stata baciata dal sole con una grande affluenza di persone. Si ritrova un po' il meglio della nostra provincia, delle aree interne. Bene. Cosa ci può dire di bello che ha visto qua? Ma sicuramente ho visto questa grandissima partecipazione in questa splendida giornata, e il nostro territorio ha proprio bisogno di questo, che è la storia, la nostra tradizione, e quindi si ritorna indietro nel tempo con questa gara delle rane, come ritorniamo indietro nel tempo ad Urbino con la festa del Duca e con tante altre feste che ci sono nel nostro territorio e quindi nei nostri 7 comuni. E sicuramente tutto questo è frutto di tanto lavoro delle persone, del volontariato, che è sicuramente il punto di forza che oggi riesce a superare a quelle che sono un po' le impossibilità delle istituzioni. Quindi quando i cittadini scendono in campo con le associazioni, come in questo caso la Proloco Fermignanese, questi sono i risultati e questo è quello di cui ha bisogno il nostro territorio, di cui abbiamo bisogno tutti noi. La riscoperta del territorio, in quanto i cittadini partecipano forse più attivamente rispetto a prima. Sicuramente, e questo è giusto che i nostri cittadini lo capiscono sempre di più, che le istituzioni non sono lontane ma sono gli stessi cittadini. Sicuramente Giorgio Cancellieri è un sindaco che in questo ci insegna tanto, perché riesce a tenere insieme i suoi cittadini, ma tutti i nostri sindaci lo fanno, perché ormai è diventato il modo giusto per poter amministrare insieme e per poter sperare in un futuro che certi giorni vediamo un po' annebbiato, ma nel quale dobbiamo riuscire a riportare il sole, un bel sole come quello di oggi. È una buona speranza per i giorni a venire. Sicuramente. Grazie.